Buonasera, sono Alessandra Sardoni del TG della 7. Sempre a proposito della questione della banca, però c'era una, diciamo così, c'era un occhio attento di Banca Italia da tempo sulla sua banca. E quindi c'era evidentemente qualche cosa c'era un'ispezione e quindi voglio dire c'era comunque qualcosa che non andava. Lei ha detto sono stati fatti adesso ha detto a prescindere da Tremonti sono state fatte delle cose. Guardi, con faciloneria si riferiva a questa ispezione o a che cosa? No, giudizio. L'altra cosa è se non pensa alle dimissioni, lo dica lei per dire a tutti le vostre opinioni, tenete per voi. Lei dice delle opinioni, io sono qui e ci sto, voi fatemi le domande precise, io rispondo. Certo, se ognuno fa una premessa e poi dice una cosa, ho visto come funziona. La domanda è molto semplice, me l'ha fatta la domanda e io gli rispondo, ci mancherebbe altro. Però dicono, non è che uno può fare una premessa e poi mi fa la domanda. La domanda è stata fatta, è un atto dovuto da parte del ministro, non c'è stato colloquio fra me e il ministro, c'è stata un'ispezione, ci sarà un verbale, ci sarà gli accertamenti e come per la magistratura e poi vedremo. Io le dico, così è più semplice anche qui, soldi non ne manca, rischi non ce ne sono, il patrimonio è intatto e quindi questa è la sostanza, perché io penso tutte le argomentazioni siano inutili, siccome sono ascoltato in questo momento e l'ho fatto a tutela dell'istituzione. Chi ha i soldi lì dentro non rischia niente, i danari sono ben investiti, ci sono le garanzie, il patrimonio regge e la banca andrà avanti come andava avanti prima e durante la mia gestione. Questo è il dato sul quale intenderei chiudere questa discussione, perché se dobbiamo fare un atteggiamento di tecnicismo sono costretto a entrare in pallose risposte. Penso che la sostanza sia la cosa più giusta. È solida, non manca niente, nessuno ha preso niente, comunque stiamo alle valutazioni di chi verrà, perché mi sembra corretto, come sempre, le cose si vedono in fondo. Io penso che ci debba essere per tutti un tempo per poter dimostrare che le cose sono quelle. Sto parlando sul mio onore, sulla mia onorabilità e quindi pretendo di essere creduto. Non manca un soldo. La banca è solida, non ci sono perdite e ci sono tutte cose fatte con garanzia. Poi so di tutte le chiacchiere, ma non ne vorrei parlare perché altrimenti sarei costretto a entrare punto per punto e non la finiamo più. Lo farò con chi è addetto ai lavori. Questa è un'altra domanda. Non capisco perché mi dovrei mettere da coordinatore di PDL, sto facendo, so che si discute, che è legittimo che lo si faccia, sto facendo questa conferenza proprio per togliere al PDL tutte quelle robe che ho citato nelle mie dichiarazioni, per staccare completamente le cose. Non capisco, ho detto che non so di che cosa si parla e non mi posso certo dimettere per una cosa della quale non so di che cosa si parla, perché per me la P3 non esiste al mondo. Il sovvertimento dell'ordine democratico e tutto quello che concerne una società segreta non mi riguarda, non posso fare, lo sostengo ad alta voce, con orgoglio, non so di che cosa si tratta. Delle altre questioni ho detto, non vedo argomentazioni che mi inducano a dimettermi. Punto. Prego. Menafra, il manifesto, lei prima ha fatto un esempio relativo alla P2, sono qui, onorevole, dicendo praticamente che allora l'inchiesta ha fatto chiarezza, ritiene sulla P2, quindi che non rappresenta, che poi le indagini allora spiegarono che non era un pericolo per la democrazia, la P2 intendo? No, io basta leggere la sentenza, non vi do a fare anche lei quello che ho fatto io. La sentenza della P2 è un po' lunga, un 2000 pagine, però in ogni caso la sentenza è molto chiara. Ci sono all'interno delle condanne per dei fatti, ma non certamente per questa panna montata di un'organizzazione segreta volta a rivoluzionare, non c'è,
la P2 è quella più importante, la P3 siamo appena cominciati, dobbiamo ancora trovarla la P3, però una volta trovata probabilmente potremo discutere anche della sua pericolosità. Per quanto mi riguarda, lo ripeto un'altra volta, non so se è mai esistito o se esiste, non mi è mai detto di, nessuno mi ha detto di parteciparvi, non ne ho sentito parlare, nulla, e quindi io del nulla non posso parlare. Buongiorno, Di Giorgio di Reuters. Lei prima, parlando dei contatti che aveva facilitato tra Carboni e Cappellacci, ha detto: se qualcosa è inopportuno sempre. Oggi, alla luce anche delle cose accadute, giudica inopportuno quello che fece, cioè il fatto di facilitare questi contatti? Cioè, io oggi giudico inopportuno il casino nel quale mi trovo, per nulla, lo giudico proprio inopportuno. E se potessi, come dire, ma la scienza del poi è data, non credo che sia a disposizione, la si possa comprare. Nel momento in cui io le cose le ho fatte, per quanto mi riguarda, oggi faccio questa considerazione, per esempio del pranzo che ho citato del principe Caracciolo con gli stessi, io non ne sapevo niente fino a che non l'ho letto, non ne sapevo niente. Chiedo l'equità solo per una questione di democrazia, giudichiamo sempre nel solito modo. Se poi lei mi domanda alla mia coscienza se rifarei le stesse cose, direi se ci fosse qualcosa di male oggi non le farei, ma io oggi non vedo nulla di male. Mi è stato chiesto, mi metti in contatto, mi fai, mi parli, mi dici, ma io, scusi, abbia pazienza, non posso avere, come dire, atteggiamenti di pentimento su questioni che ritengo normali e di vita. Poi capisco che i giudizi possono essere diversi, però io non ho fatto niente e per questo non posso pentirmi di non aver fatto niente, insomma. Paolo Piras del TG3, volevo sapere, c'è una linea del PDL su questa storia della P3? Nel senso, lei adesso dice non mi dimetto, un sottosegretario si è dimesso probabilmente per delle cose risultanti dalle intercettazioni precedenti e c'è un altro sottosegretario indagato. Voi come PDL e come governo, adesso a lei chiedo come PDL, che linea avete su questa che lei definisce una bolla di sapone, una cosa inesistente, per la quale però per il momento si è già dimesso un esponente di governo? Ma mi pare che le cose siano già state espresse, in particolare dal presidente Berlusconi, una considerazione sulla P3. Noi siamo un partito presidenziale, io penso che quello che ha detto il presidente Berlusconi, e permettetemi di dirlo sdrammatizzando, siamo quasi al ridicolo su questa storia. Io come faccio a non dirlo? Penso che ne siate consapevoli anche voi, poi se serve, ma insomma siamo al ridicolo che questi signori siano la P3. Sinceramente io devo chiudere gli occhi, tapparmi le orecchie e anche punirmi per cominciare a pensarci, perché non crederci mai, neanche con la pistola alla tempia, come si fa a credere a questa cosa? E qui allora può darsi che sia anche, come dire, uno strumento, che qualcuno lo voglia strumentalizzare, che ci si voglia costruire sopra, che gli si voglia dare enfasi e importanza, ma questo diventa non più un fatto giudiziario, ma un fatto politico al quale si risponde con saggezza per evitare che riaccada quello che è accaduto con la P2, cioè certe esagerazioni, insomma, io credo che la risposta sia nella politica, insomma.